Benvenuti ragazzi nel nuovo format chiamato I Am in Trend. Mini classifiche di quello che è successo in tendenza di YouTube Italia nel mese di gennaio. E iniziamo subito con la prima classifica che è quella del Io C'ero, classifica che va a identificare i video che sono stati i primi in classifica nelle varie settimane di gennaio. Nella prima settimana abbiamo avuto lo spot dell'Adidas, nella seconda e nella terza settimana abbiamo avuto i due nuovi singoli di Tiziano Ferro e DJ Ax. Quarta e ultima settimana c'è l'ultimo video dei Pantellas. I primi tre non ci sono più nella lista di tendenza, mentre il video dei Pantellas è ancora secondo. Seconda classifica, il tema del mese. E qui abbiamo una percentuale di tutti i temi che nell'ultimo giorno sono in tendenza. E abbiamo al 7% video di Minecraft, 27% che si spartiscono Clash Royale, video curiosità e video vlog, 28% tra musica e intrattenimento, e il 38% tra notizie flash e più temi. Passiamo alla terza classifica, che è quella del primo in classifica tematica. Nella classifica di intrattenimento c'è il video dei Pantellas, La scuola che vorrei. Nella musica, J-Ax e Fedez con Piccole cose. E nella categoria giochi, il video di Famijay, Lanciarsi da un chilometro, sport estremi. Quarta classifica, like, dislike. Il video che mi è piaciuto di più e il video che ho odiato. Il video che mi è piaciuto di più di questo mese è stato Fantacalcio, l'asta di riparazione degli autogol. Mentre il video che ho più odiato è stato... Come si chiamava? Ah, è vero. Clash Royale, shop per voi, 100 euro. Mamma mia, la gente per arrivare a 10.000 iscritti usa pure suo figlio. Questa è l'Italia. La classifica di questa in tendenza del gennaio 2017 è la top 5 dei video più visualizzati. Quindi una classifica vera e propria, non come quella che fa tendenza, che mette al primo posto, vabbè, Ed Sheeran che comunque ha fatto 12 milioni, al secondo posto no, secondo posto c'erano i Pantellas, al terzo posto questo Clash Royale, dove shop 100 euro, cioè, ragazzi, in tendenza al terzo posto. Cioè, andate a rivedere la cronologia. Il 31 gennaio, shoppo. No, era Clash Royale, shoppo, 100 euro. Era classificato terzo, con 87.000 visualizzazioni. Io ho detto tutto. E quindi, ragazzi, sono andato a vedere le prime 10 posizioni di in tendenza e ho calcolato visual diviso giorni. Così da portare una classifica vera e propria. Partiamo subito dal numero 5, che è l'asta della riparazione, Fantacalcio, gli autogol. Al numero 4 Favij con Lanciarsi da un chilometro di altezza. Al numero 3 La scuola che vorrei dei Pantellas. Al numero 2, questa devo leggerla perché è impronunciabile, che non so neanche come si pronuncia. Bes Kalaku e Ille Baka Gezwar Balfjar. E la prima in classifica, e non c'è proprio niente da dire perché in un giorno è arrivato a 12 milioni di visualizzazioni. È il video di Ed Sheeran. Bene ragazzi, le tendenze di gennaio finiscono qua. Se vi è piaciuto il format, mettete un mi piace, commentate, condividete. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete ancora questo format. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao Peppo!